Nessuno sconto ha avuto la nostra piccola in termini di sofferenza, nessuno sconto deve arrivare ai due imputati. Era stata la richiesta dei genitori della piccola Noemi, la bimba colpita da un proiettile in via Nazionale a Napoli quando aveva solo 4 anni. Invece la Corte d'Appello partenopea ha ridotto da 18 anni a 16 anni e 8 mesi di reclusione la pena inflitta il 23 luglio 2020 ad Armando Del Re, accusato di aver aperto il fuoco il 3 maggio 2019 per uccidere Salvatore Nurcaro, colpendo però anche la bimba e sua nonna. Confermata dai giudici di secondo grado la condanna a 14 anni al fratello Antonio, ritenuto coinvolto nell'agguato, e confermato anche l'aggravante del fine mafioso. Soddisfatti proprio di quest'ultimo riconoscimento i genitori della bimba, come chiarisce il loro legale. I familiari della piccola Noemi hanno dato un giudizio estremamente positivo sulla sentenza. Si sono resi conto perché lo sconto di pena è stato dato dalla confessione, anche se parziale, anche se tardiva, una confessione c'è stata. È una confessione che aveva tutto altro tipo di finalità, quindi hanno compreso qual è la ragione dello sconto di pena. L'importante era che rimanesse l'impianto accusatorio, che non passasse un fatto così grave, dove si è usata una metodologia prettamente mafiosa, camorristica, come la vogliamo definire, e dove vi erano sottostanti motivi camorristici. Quindi credo che il gruppo sia stato molto prudente e abbia voluto rendere una sentenza che facesse giustizia e che allo stesso tempo, come poi alla fine è stato, fosse inattaccabile.